Salve a tutti, in questo video vedremo un breve excursus relativamente alla difesa Hedgehog che il nero può contrapporre a svariate aperture del bianco, principalmente anche su varianti della difesa siciliana. Allora, anche questa è un'apertura che insomma, non è molto comune negli scacchi, però ha il suo perché può essere utilizzata con vari setup che ti può proporre il bianco, quindi è una specie di arma tuttofare. Va saputa anche gestire perché è un'apertura in cui il nero si limita a tenere i propri pezzi per buona parte dell'apertura soltanto nelle sue prime tre traverse, quindi in qualche modo è un'apertura un po' passiva, però è caratterizzata dal fatto che il nero non ha quasi nessuna debolezza in questa struttura, quindi è anche difficile per il bianco riuscire ad attaccare in modo proficuo e viceversa, il nero ha a disposizione alcune mosse di rottura che possono squilibrare la posizione in proprio vantaggio. Ma vediamo un po' intanto di che si tratta, perché l'apertura principe in cui si può presentare l'Hedgehog è la difesa siciliana. Quindi E4 da parte del bianco, C5, quindi difesa siciliana del nero che tende subito a mettere un fermo all'espansione D4 del pedone bianco. Cavallo F3 rinforza questa avanzata, tutte queste cose sono ampiamente sviscerate, insomma, ampiamente, relativamente in modo ampio, sviscerate almeno per i principi generali in vari video, sempre d'apertura, relativa alla difesa siciliana. Dopodiché si entra in quella che potrà essere una Tynamanov o una Khan con la spinta E6. Questa solitamente serve a rinforzare la spinta doppia D5 successiva del bianco. Tuttavia, nel caso che il nero voglia intraprendere un Hedgehog, un riccio, e poi capiremo perché si chiama così, la spinta D5 non verrà effettuata. Ovviamente poi il nero è sempre in tempo a cambiare idea qualora le circostanze lo rendessero possibile. Dopodiché, tipicamente il bianco può entrare in una siciliana aperta con la spinta D4, arriva al cambio, come ben sappiamo, e il bianco ricattura di cavallo e a questo punto si entra nella canna. Ok, l'altra alternativa, sempre per intraprendere un Hedgehog, un pochino diverso perché il cavallo che viceversa il nero muove qui in C6 avrà un destino un po' diverso, è la variante Tymanov, ok? In questo caso il bianco poi procede con C3, donna C7 e A6, anche queste mosse caratteristiche dell'Hedgehog. Comunque, vediamo cosa ne deriva viceversa nella variante principale della Khan, quindi dopo A6, mossa che previene l'utilizzo del bianco di questa casa B5 e permette, come vedremo in seguito, donna C7 senza che possa correre grossi pericoli, visto che non c'è questa manovra di attacco da parte dell'equino bianco. Ok, si prosegue quindi con la spinta C4 e questa è una caratteristica di molte siciliane in cui il bianco voglia in qualche modo strategicamente ottenere un grande margine di spazio a propria disposizione. Difatti questa struttura si chiama Maroxy Bind e prevede i due pedoni in E4 e in C4 per impedire vita naturale durante la spinta D5, che tra l'altro viene anche tipicamente preparata con E6, quindi è una manovra piuttosto logica in questo tipo di struttura d'apertura. Di fatto però il nero non ha necessità di spingere in D5 e vedremo che la struttura Hedgehog permette proprio questo. Si prosegue con cavallo F6, anche qui si va ad attaccare questo pedone, il bianco di buon grado può difendere con cavallo C3. Dopo che ha spinto questo pedone, tra l'altro, gli viene ancora più facile di poter sviluppare il cavallo dietro, va a difendere questo pedone. L'idea viceversa che potrebbe avere il bianco di spingere per cercare di rimandare via questo cavallo che dovrebbe presumibilmente ritrovarsi anche nella casa di partenza, in realtà fallisce per via di donna A5 scacco, che poi guadagna il pedone, ovviamente. Dopo che si para lo scacco, il nero fa fuori il pedone, quindi va a stare bene. Per questo motivo il bianco non può difendere il pedone spingendolo, ma deve
come abbiamo già visto in precedenza, giocare cavallo c3, che tra l'altro blocca pure questo scacco, quindi evidentemente ora il bianco sta veramente minacciando, se vuole, di spingere in e5. Per questo motivo si può quindi continuare con donna c7, che ora è assicurata dal fatto che nessun cavallo potrà gratuitamente venire su b5, e quindi previene anche la spinta e5 del nero. Ok, a questo punto la mossa più giocata è a3, perché uno dei pezzi che può sviluppare il nero quasi immediatamente è quest'alfiere, e tipicamente avrà una certa difficoltà a essere portato fuori, per esempio in queste case, perché gli arriverà in faccia tutta un'ondata di pedoni bianchi, in un processo anche che permette al bianco di guadagnare ulteriore spazio. Quindi questo alfiere sarà uno dei problemi che ha eventualmente il nero per svilupparlo, e tipicamente lo mette in e7. Comunque, per prima cosa spinta b6, e si comincia a formare una certa batteria di pedoni orizzontale sulla sesta traversa, che caratterizzerà proprio la difesa hedgehog. Cosa serve quest'ultima mossa? Impedire la troppo facile spinta c5, che potrebbe avvenire in seguito, per esempio dopo b4. Inoltre, dà l'opportunità all'alfiere di porsi su questa buona diagonale campo chiaro per attaccare l'avversario. Branco ora ha ancora da sviluppare questi due alfieri. Tipicamente può giocare l'alfiere campo chiaro in e2. Giocarlo in d3 sarebbe un pochino troppo passivo, avendo la visuale sbarrata da questi due pedoni che difficilmente il bianco potrà spingere, almeno a breve termine, per cui alfiere 2 è totalmente giocabile. Ok, l'alfiere poi viene messo in b7, anche qui posizione classica dell'hedgehog, con grosso attacco su un plausibile arrocco corto del nero. Questa è una delle armi che il nero potrà giocare in seguito nel medio gioco per cercare un piano che possa in qualche modo minare l'avversario. Per questo motivo, spesso e volentieri, qui il bianco gioca subito la spinta f3, anche perché a questo punto deve cominciare a difendere il pedone e4 da questo attacco combinato. Quindi f3 sicuramente la mossa più logica, e tra l'altro mette anche una buona muraglia su qualsiasi mira espansionistica dell'alfiere fiancheggiato avversario. Ok, qui ci sono varie opzioni. Il nero può giocare anche subito l'alfiere. Uno dei grossi problemi che ha il nero è questo cavallo, che tipicamente va in c6, però si preferisce mantenerlo su altre direttive, perché in c6 tra l'altro ostacola questo alfiere, diciamo, non è neanche che abbia grossi sbocchi. L'unico scopo potrebbe essere quello di venir cambiato sul cavallo avversario, ma non è l'intento di questo cavallo, che viceversa preferisce essere posto in d7. Quindi qui la scelta per il nero è o giocare alfiere 7, tant'è che diciamo sicuramente in d6 potrebbe essere un'altra opzione. L'idea principale qui, difatti, attaccare subito h2, sembra che il bianco debba prendere provvedimenti. In realtà, purtroppo, questo alfiere si trova su una linea aperta o quasi aperta della donna. Difatti, qui il bianco ha a disposizione questa combinazione. Quindi ricordatevelo bene: il problema in questa variante dell'hedgehog è che l'alfiere non può essere posto in d6 proprio per questo trucchetto. Ora il cavallo è in presa, ovviamente. Diventa problematico per questa donna spostarsi per difendere l'alfiere con tutti questi equini intorno, per cui qui probabilmente l'unica è cercare di carpire il cavallo, però il problema è che con il secondo cavallo il bianco apre pure la linea di attacco della donna su d6, pertanto quest'alfiere non si salva. L'unico tentativo che può fare il nero per cercare perlomeno di recuperare un pedone in più è giocare alfiere g3. Ok, ma qui basta che il bianco, ovviamente se il bianco accetta c'è qualche problema di troppo con la ricattura e scacco, per cui basta togliere il re di mezzo, mantiene il bianco le minacce sia su donna che su alfiere, e a questo punto ovviamente non può permettersi di perdere la donna. Se prova a difendere ancora l'alfiere c'è questa ulteriore continuazione della combinazione, sembra che il bianco si prenda un pedone qua, e però segue donna d6, che prepara il doppio di cavallo in c7. Quindi anche se le donne vengono cambiate, c'è comunque quest'altro doppio che permette al bianco di guadagnare un pezzo. Quindi ovviamente alfiere d6 è, attenzione, una specie di trappola, non ci cadete.
l'alfiere ha da rimanere se vuole in E7. Le altre case sono tutte abbastanza off limit per via di tutta questa ondata, questa falange pedonale che sta arrivando sul lato di donna. Comunque, vedremo che questa mossa può essere posticipata. Il nero qui può giocare D6 completando la formazione pedonale dell'hedgehog. E qui si capisce un po' perché si chiama hedgehog, cioè riccio. Questi pedoni stanno con i loro aculei attaccando completamente la quinta traversa, quindi impedendo a qualsiasi pezzo bianco, o perlomeno sfavorendo qualsiasi tentativo di pezzo bianco di giungere in queste case. È vero sì, come detto, il nero è molto tarpato dietro questi pedoni, però anche il bianco non ha grossi sbocchi di attacco e potrebbe in qualche modo cadere nel solito problema annoso del cercare di guadagnare troppo spazio e rimanere con i pedoni soprattutto sovraestesi e quindi subire un attacco di contropiede dell'avversario. L'ultimo compitino a questo punto da fare per il bianco è quello di o sviluppare l'alfiere campo scuro oppure tipicamente roccare corto. Qui per esempio vediamo non cambia molto l'ordine delle mosse, comunque arrocco corto, alfiere 7, come detto questa è la posizione più corretta dell'alfiere. Questo alfiere tipicamente nell'hedgehog subirà delle manovre molto interessanti e lunghe. C'è da dire che come il nero è costretto a manovrare parecchio, anche il bianco lo sarà se vuole fare progressi. Dopodiché alfiere E3 e cavallo BD7. Quindi si completa lo sviluppo dei pezzi leggeri della struttura pedonale. Quindi memorizzate un po', soprattutto la struttura pedonale è fondamentale per identificare un hedgehog. I pezzi, quando si finisce con tutti i pezzi leggeri non cambiati in apertura, vanno tipicamente posizionati in questo modo. Ok, il bianco continua un torre C1, preparandosi eventualmente a una spinta C5, il nero può arroccare, e ora B4. Ok, quindi la politica del bianco tipicamente in un'apertura del genere è quella di, in qualche modo, conquistare il più possibile di spazio, specialmente sull'ala di donna, in modo da qui creare eventualmente delle spinte di rottura. Quest'ultima tra l'altro favorisce proprio l'avanzata C5, di modo che poi questi due alfieri in batteria possono andare a colpire B6 e A5 e quindi trovare qualche vantaggio sia strategico che tattico. A questo punto ovviamente tutte queste linee di attacco del bianco sono un po' premature, vanno preparate, ok? D'altra parte ora il nero può giocare torre C8 con stesse mire espansionistiche sulla colonna C. Però prima di andare a insomma sviscerare un po' quali sono le linee di attacco, i piani nel medio gioco del nero e anche del bianco un po' in questa hedgehog, andiamo a vedere in quali altri modi si può ottenere questa apertura a partire da altre aperture diverse. Un'altra opzione sicuramente molto papabile per poter adottare un hedgehog da parte del nero, e che tra l'altro è anche quella con cui questa apertura un po' è nata, è una variante dell'inglese simmetrica, quindi C4, C5, cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3 e qui E6, quindi si ripropone più o meno la stessa struttura della siciliana Cannes. A seguito verrà pure la spinta a 6, proprio perché dal punto di vista pedonale, se si vuole giungere un hedgehog, insomma, i passi da fare sono abbastanza ben segnati. Qua il bianco può scegliere quindi un fiacchettamento sulla diagonale campo chiara e lo stesso fa il nero. Ok, arrocco, alfiere 7, sempre il solito discorso, piazzare l'alfiere dietro la presunta futura falange pedonale. E qui prima o poi il bianco può decidere di spingere B4. È abbastanza logica come mossa perché permette di in qualche modo aprire il centro, visto che comunque il nero sta tenendo un'apertura abbastanza reminissiva, con vari pezzi un po' bloccati all'interno. Questa può essere una strategia. Si riprende di donna per evitare il cambio degli alfieri, tant'è che questa donna potrebbe essere anche abbastanza al sicuro. Non c'è da temere per esempio un cavallo C6, che è una mossa che non porta all'hedgehog. Ovviamente qui il bianco deve perdere un tempo per muovere la donna, che però può essere comunque spostata in F4 con buon profitto.
da qui in poi l'idea del bianco sarà quella di premere sulla colonna D, da F4 effettivamente la donna sta bloccando in parte anche gli eventuali tentativi di avanzata del pedone D del nero, se vuole provare a portarsi in una posizione più sicura. Comunque qui tipicamente il nero può giocare D6, seguirà poi eventualmente A6 per completare la struttura pedonale, e ok, torre D1, A6, sì, giustamente per bloccare l'ingresso del cavallo in B5, che poteva viceversa attaccare prontamente il pedone D6. E qui segue B3, cavallo BD7 e 4, quindi siamo rientrati effettivamente in una posizione, come abbiamo visto anche nella variante siciliana. Un'altra opzione ancora è quella della ovest indiana, quindi possiamo entrare nel leggio sia con E4 che con C4 che con D4 come prima mossa del bianco. E difatti vediamo con D4 il nero cosa può giocare per entrare un edge hog, quindi cavallo F6 un'indiana, C4 e qui E6, sempre mossa caratteristica per preparare le altre spinte di pedone, cavallo F3 e B6, quindi un ovest indiana dove il bianco può fiancheggiare, il nero può fiancheggiare, invoglia a fare lo stesso al bianco, alfiere B7, alfiere D2 e qui arriva la spinta C5, cercando di o prendersi un cambio che però favorirebbe lo sviluppo dell'alfiere camposcuro in C5, oppure di cambiare a sua volta in seguito questo pedone. Ok, bene, torniamo ora alla posizione che avevamo visto, quella classica hedgehog, in cui il nero ha anche sviluppato la torre in C8, che è una classica colonna semiaperta che potrebbe vedere la torre molto attiva. Ok, quali sono quindi i piani, per esempio, per il nero in questa posizione? Allora, una delle cose che c'è da decidere abbastanza in fretta è dove piazzare la torre F8. E questa potrebbe essere messa o in E8 o in D8. Alternativamente è anche possibile che invece di giocare torre AC8 il nero possa giocare torre FC8 qui alla mossa prima, per mantenersi la torre sulla colonna A, eventualmente andando a cercare contrattacchi sulle possibili avanzate che abbiamo detto del bianco dei pedoni sull'ala di donna. Ad ogni modo, tipicamente questa torre viene portata in C8 come abbiamo detto, e quindi quest'altra torre F potrà essere messa o in E8 o in D8. Cosa cambia? Tanto facciamo una mossa per il bianco. Se la torre viene messa in E8 sembra effettivamente la colonna meno attiva, perché è abbastanza probabile che si apra la colonna D. Tuttavia, uno degli scopi che ha il nero in questo tipo di posizione è quello di spingere D5 per ottenere una rottura della posizione e aprire l'attacco. Se viene effettuata questa mossa è molto probabile che poi il nero ricatturi a seguito dei cambi con il pedone E, quindi si apre la colonna E. Viceversa, porre questa torre in D8 faciliterà in futuro la spinta del pedone D, spinta di una casa che potrebbe essere sostenuta dalla torre retrostante, magari dopo che si è tolto di mezzo questo cavallo. Ora, tuttavia, questo cavallo non è facile da muovere al momento, la posizione preferita sarebbe quella C5, ma il bianco si guarda bene da farcela andare, quindi non è detto che questa tattica funzioni. Forse la mossa più adeguata è quella di giocare torre 8 qua. Comunque, altri piani che può avere il nero in questa posizione sono quello di togliere di mezzo la donna dalla colonna C, perché se anche si volesse aprire la posizione, chiunque la volesse aprire, potrebbe il bianco trarre vantaggio da questa apertura perché c'è un attacco di torre sulla donna. E il nero ovviamente ne trarrebbe svantaggio. Quindi un'idea che può giocare qui il nero è anche quella di ritirare la donna in B8, con magari la possibilità di far ciclare l'alfiere in altre due mosse in C7 per aprire una linea d'attacco su H2. Rendendo quindi più possibile l'opzione di spingere D5, perché arriverebbe con l'apertura dell'attacco. Quindi anche se questo pedone fosse in presa, poi non si potrebbe rifare attaccando il re avversario. Quindi questa è un'altra opzione che ha a disposizione il nero. Altrimenti la donna potrebbe essere riciclata pure
su A8, cercando viceversa piuttosto che attaccare su questa diagonale campo scuro, su questa campo chiaro. Al momento è molto affollata di pezzi bianchi, però in alcune varianti è anche prevista la possibilità di poter spingere, per esempio, il pedone G una volta spostato il re e portata l'altra torre dietro per attaccare anche direttamente il re avversario, quindi ammorbidendo pure questa colonna, grossa colonna di pedoni bianchi. E a questo punto le spinte di rottura che il nero potrà provare a giocare sono sia la spinta B5 che la spinta D5. Cercando eventualmente di aprire questa colonna, aprire questa diagonale e in ogni caso cercare di rompere la supremazia totale che il bianco ha su questa parte destra della scacchiera. Ora, ovviamente queste mosse vanno un po' preparate, non è possibile giocarle subito. Viceversa, per esempio, la spinta A5 è un po' meno consigliata, soprattutto alla luce del fatto che il bianco può poi approfittare la casa B5 come avamposto per il proprio cavallo. Ok, dal punto di vista del bianco invece, quest'ultima mossa, per esempio, serve, quella che abbiamo visto con cavallo A4, serve per attaccare questa diagonale. Quindi, tra le varie iniziative che aveva a disposizione il bianco, c'è l'opportunità di aprire la diagonale dell'alfiere camposcuro per poter attaccare su queste posizioni, effettivamente piantare un cavallo su B6 potrebbe essere veramente propizio. Ora, ovviamente il nero qui può comunque giocare donna B8 perché, nonostante questo pedone possa rimanere attaccato dall'alfiere, qualora il cavallo si tolga di mezzo da D4, il nero può comunque difendere con alfiere D8. Cavallo e alfiere sono sufficienti per tenere il pedone. Da parte del bianco, tra l'altro, la spinta di rottura preferita è ovviamente quella del pedone C. Quindi qui il bianco sta cercando il modo di poter giocare C5. Ovviamente al momento questa mossa, nonostante l'aiuto del cavallo, non è fattibile, quindi dovrà in qualche modo aspettare un po'. Ok, quindi diciamo più o meno abbiamo visto un po' quali sono le caratteristiche di questa hedgehog, sia per il bianco che per il nero? La situazione è molto complicata anche perché per poter giungere, diciamo, a una qualche rottura i giocatori devono praticamente manovrare parecchio, quindi si tratta di partite molto strategiche in cui i giocatori cercano in tutti i modi di trovare qualche appiglio per poter attaccare l'avversario. Un'altra possibilità qui che ha il bianco, per esempio, magari invece di fare subito cavallo A4 potrebbe essere quella di togliere di mezzo la donna per poter aprire la linea alla torre e far giungere anche l'altra torre in gioco. E poi possibilmente magari con l'idea di attaccare B6 insieme all'ausilio del cavallo, togliere di mezzo l'alfiere riportandolo in F8, portare la donna addirittura in F2 e creare una batteria di attacco abbastanza formidabile. Ok, quindi anche queste sono ulteriori idee che potrebbero essere approfondite da chi si volesse cimentare, magari essendo amante di giochi di partite più strategiche in questa difesa hedgehog, sia dal punto di vista del bianco che dal punto di vista del nero. Vediamo quindi di fare un mini riepilogo di questa apertura che tipicamente nella sua versione insomma, più comune, si viene a presentare nel caso di una difesa siciliana, quindi 4c5, cavallo f3 e 6, la caratteristica della Khan o Taimanov come variante per il nero, da cui però ovviamente si devierà per giungere nell'hedgehog. Quindi la spinta d4 apre la siciliana e qui si gioca a 6 per prevenire l'ingresso a questa casa. C4, classico Maroc C-bind da parte del bianco che impedisce, almeno per il momento, la spinta di 5. Cavallo F6, attacca il pedone, viene difeso con cavallo C3, donna C7, impedisce questa spinta e pone la donna comunque in una posizione che non è facilmente attaccabile proprio alla luce di questa spinta a 6. A3, prevenire, meglio che curare, lo sviluppo di questo alfiere camposcuro. B6, si comincia a creare la struttura pedonale dell'hedgehog.
alfiere e2, alfiere b7, a far pressione su questo pedone che viene solitamente difeso dalla spinta f3. d6, completata la struttura pedonale Hedgehog, con questi quattro pedoni che vanno a controllare completamente la quinta traversa. E a questo punto arrocco, alfiere e7, non c'è migliore posizione anche perché le scelte sono veramente limitate. Alfiere 3, comincia a far pressione il bianco con questi alfieri sui pedoni di donna del nero. Cavallo bd7, in pratica difende sia il pedone b6 che eventualmente la spinta c5, che è una di quelle preferite e vorrebbe fare il bianco. Torre c1, arrocco corto, b4, grande guadagno di spazio, quindi come abbiamo detto per il bianco in questa apertura, torre ac8. E a questo punto il bianco può scegliere varie iniziative, quindi... Ripeto, le spinte fondamentali che deve cercare di giocare il nero sono la spinta d5 e b5. Eventualmente la b5 anche solo per poter poi in seguito giocare la spinta d5 molto più fondamentale, soprattutto per aprire questa linea che potrebbe essere occupata dalla batteria donna alfiere del nero. Da parte sua, viceversa, il bianco ha come spinta preferita la spinta c5. Per cercare di smontare la struttura Hedgehog. Ovviamente il fatto che ci siano due pedoni a difendere questa casa rende la spinta piuttosto improbabile. Ora, in questo momento ci sono anche altri quattro pezzi del nero che stanno difendendo la casa, quindi è completamente fuori discussione. Ma il bianco potrà giocare per renderla eventualmente possibile. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto e ciao ciao!